Fino a sabato 29 ottobre sarà possibile visitare la mostra internazionale di pittura, scultura, grafica, fotografia e ceramica dal titolo L'immaginario 7, poesia e arti visive, Liberarti, inaugurata sabato 22 ottobre presso l'Aurum di Pescara. Giunta al suo settimo appuntamento con il pubblico dell'arte contemporanea e della poesia e promossa dall'Associazione Culturale L'Incontro degli Artisti, con la partecipazione del critico d'arte Giuseppe Bacci, del critico letterario Dante Marianacci e dell'attrice Franca Di Bello, la mostra riunisce le opere di 57 artisti e 44 poeti italiani e stranieri. Obiettivo dell'evento culturale è quello di offrire un momento di riflessione sulla libertà attraverso la poesia e le arti visive, dopo due lunghi anni di pandemia che ha limitato enormemente la quotidianità di ciascuno, come spiega il TG8 Gianfranco Zazzeroni, presidente dell'Associazione Culturale L'Incontro degli Artisti, della mostra e del premio. Siamo stati costretti a saltare qualche edizione. Ora abbiamo ricominciato ad uscire proponendo questa mostra proprio su questa tematica, liberarti sia nelle arti visive, liberarci dalla pandemia, liberarci dalle guerre. Sono 14 anni che operiamo sia qui in Abruzzo e anche fuori, nelle Marche, siamo andati in Umbria, siamo andati nel Lazio. E abbiamo fatto delle belle iniziative, delle belle mostre. Noi, oltre alle arti visive, ci accomuniamo anche con la letteratura e la poesia. Siamo arrivati alla settima edizione, l'immaginario 7, poesia e arti visive, Liberarti, il tema di quest'anno. Ogni anno troviamo un tema diverso. Da alcuni anni noi diamo anche un riconoscimento a delle personalità, in questo caso abruzzesi, che hanno operato giorno per giorno per la cultura, per l'arte, per il giornalismo. Questi i quattro premiati dall'Associazione Culturale L'Incontro degli Artisti in occasione della cerimonia di apertura della mostra. Bruno Paglialunga, premio alla memoria per le arti visive, Raffaele Giannantonio per la letteratura e la poesia, Marco Solfanelli per l'editoria e il direttore di Rete 8, Carmine Perantuono, per il giornalismo.